Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Bruno Pizzul, l'avatar di Bruno Pizzul. Bentrovati per questo secondo appuntamento con i campionati mondiali del 1982. La prima partita gli azzurri l'hanno pareggiata, perdevamo 1-0 contro la Polonia, gol di Buncol, e poi c'è stato fortunatamente il pareggio di Antognoni che ha rimesso le cose a posto. Dunque, azzurri che devono assolutamente cercare una vittoria per mettersi a riparo e per passare il turno con più tranquillità. Da questa puntata abbiamo un amico che starà con noi, che noi con la nostra personale macchina del tempo abbiamo spedito nel 1982. Lui è il colonnello Mario Giuliacci. Allora andiamo a vedere cosa ci ha detto di questo 1982, ma soprattutto che tempo fa e quanti gradi c'erano in quel di Vigo sul campo Balaidos. La linea dunque a Giuliacci. Cari amici, abbiamo collegato con da Vigo con noi il colonnello Mario Giuliacci, che ha preso la macchina del tempo e si è recato nel 1982. Innanzitutto, che viaggio è stato? Come ti trovi nell'82? Beh, direi benissimo, qui sono in albergo, sai, sono in albergo pronto per andare a vedere la partita in tribuna. Ovviamente mi hanno messo in tribuna perché io devo vigilare sul tempo che farà in questa partita, se no rischiamo di perderla, quindi sto influenzando le nuvole in questo giorno. Certo. Senti, colonnello, mi hanno detto che appena sei arrivato hai parlato con Berzot, che ti ha chiesto che tempo avrebbe fatto. Ecco, allora puoi dire anche noi che tempo c'è a Vigo in quel 18 giugno del 1982 alle 17 del pomeriggio? Certo, io già avevo detto ieri, 17 giugno, a Berzotte, che il tempo sarebbe stato bello, e nonostante negli ultimi due giorni qui a Vigo c'erano 30 gradi, io ho detto 30 gradi, sai, per i nostri azzurri che non giocano in estate sarebbero troppi, io ho detto guarda, probabilmente riusciamo a portare queste temperature sotto 30, io prevedo 22-23, infatti in questo momento ci sono 22 gradi, azzeccato in pieno, Perfetto, colonnello, senti, un tuo parere, gli azzurri hanno esordito contro la Polonia, non è stata una partita bellissima, un pareggio, contro questo Perù, che Italia, vedi, ce la possiamo fare? Ma certo, i nostri giocatori con queste temperature ottimali, no, rendono al massimo, capito? Ora non so se i giocatori del Perù, anche loro sono abituati a temperature calde, perché hanno un clima in parte caldo, in parte nelle alture fresco, quindi potrebbe darsi che questo clima agevole anche per l'Iran, ma l'essenziale è che aiuti i nostri, no? 22 gradi è una temperatura ideale per giocare, no? Certo, secondo te sono più avvantaggiati, ne hai parlato proprio adesso, i peruviani o gli italiani, guardando il termometro? Ma guarda, a mio giudizio sono più avvantaggiati gli italiani, perché i 22 gradi è una temperatura più o meno, diciamo, uniforme per noi, mentre per i peruviani magari c'è quello, il giocatore che viene vicino al mare, dove assaggia i 30 gradi, poi c'è quello che abituato a giocare nell'interno, dove ci sono alture anche di 2000 metri, no? Quindi sono un po' eterogenei, quindi penso che i giocatori del Perù in parte staranno bene con 22 gradi, in parte meno bene. Ecco, senti Mario, diamo velocemente le formazioni, gli azzurri scendono in campo con Zoff, Gentile, Cabrini, Marini, Colovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani, mentre il Perù risponde con Quiroga, Duarte, Olaecea, Velasquez, Salguero, Diaz, Barbadiglio, Cueto, Uribe, Cubillas, Oblitas. Ecco, qual è il giocatore azzurro che ti è più simpatico, per la quale fai più tifo? Oppure sono tutti uguali? Ovviamente il nostro preferito è... però suggerisci tu, secondo te chi sarà? Secondo me è tu, perché me ne hai già parlato, quindi apro una porta già aperta, è Pablito, Paolo Rossi. È ovvio, dai,
straordinario, ma pensare, no, che anni indietro sembrava così smorto, ai mondiali si è rivelato, direi, straordinario, è vero? Certo. Visto, cosa ne pensi? Beh, direi proprio di sì. Nella realtà la prima fase dell'82, non fu il massimo della vita per lui, anche perché arrivava, da anni terribili, fermo per squalifica, quindi ha dovuto carburare qualche partita, insomma. Poi quando ha preso le misure giuste dall'Argentina in poi abbiamo visto un Paolo Rossi che purtroppo non rivedremo più, perché poi tutta quell'Italia, poi per un anno, non riuscì a vincere addirittura da campione del mondo. Speriamo che questi azzurri virtuali di Berzot possano stravolgere anche questa iettatura. Faccio una previsione, io dico sì, li travolgeremo, dai. Speriamo. Allora, caro Mario, io ti ringrazio. Complimenti, ti stiamo vedendo in questo periodo in TV con la bellissima pubblicità con tuo figlio. Azzecco tutte, hai visto anche in TV? Eh sì. Caro Pizzolo, come tu sei bravissimo comunque a azzeccare tutti i pronostici delle partite, io cerco di sforzarmi nel mio campo, ovviamente, no? Certo. Bene, allora permettimi un saluto a una nostra amica, la nostra Matilde Ciccia, che sicuramente ci starà guardando, insomma. Caro saluto ancora. Ci aggiorniamo, resta in linea che ci salutiamo, ok? Sì? Ciao, colonnello! Ciao, ciao, Pizzol. Bene, allora grazie al colonnello Mario Giuliacci e speriamo che gli azzurri ci regalino una prestazione da ricordare. Bene, allora a questo punto la linea Nando Martellini, noi ci ritroveremo dopo. Gentili telespettatori, prendiamo dunque la linea da Vigo per questa seconda partita del girone azzurro che ci vede impegnati contro il Perù. Dopo il pareggio con la Polonia, dunque affrontiamo il Perù e speriamo che si possa vincere questa partita perché alla fine sarà importante veramente fare i conti. Attenzione Rossi per Antonioni, Marini, Cabrini. Cabrini la dà dentro per Rossi, il tiro e la palla che termina al lato. Peccato, subito una grande occasione per gli azzurri, ma Pablito non è riuscito a concretizzarla. Ecco, rivediamo una sorta di rigore in movimento, quello di Pablito. Peccato, si dispera il nostro Paolo Rossi. Speriamo che possano arrivare altre occasioni di questo tipo per lui nel corso della gara. Antonioni, il tocco per Rossi che però è fuori misura, quindi possono ripartire i peruviani. Diaz, Cueto, Barbadillo, Cubillas. Attenzione, Cubillas ha messo il pallone nella nostra area di rigore. Ma i nostri giocatori sono riusciti ad allontanare. Barbadillo affronta Cabrini, il cross di Barbadillo, Obitas, la parata di Dino Zoff sulla linea. Peruviani dunque che rispondono al tiro di Paolo Rossi con questo colpo di testa del loro attaccante. Rossi, Antonioni, Bruno Conti, il cross di Conti ribattuto in calcio d'angolo. Dalla bandierina, Bruno Conti, il cross in mezzo, attenzione Duarte di testa allontana. Oblitas, dietro per Duarte.
il lancio verso Cubillas, il giocatore forse di maggior classe. E fino a qualche mese fa c'era anche il difensore Chumpitaz, uno dei giocatori peruviani più rappresentativi di questa nazionale, che alla fine ha deciso di non giocare il campionato del mondo dell'82. Attenzione Cubillas, ruba un po' pallone Uribe, Cubillas al limite, il tiro di Cubillas, la bellissima parata di Dino Zoff. Peruviani pericolosi per la seconda volta nel giro di pochissimo tempo e dobbiamo stare veramente attenti perché ogni qualvolta che riescono a trovare un varco diventano pericolosissimi. Attenzione, Conti riesce a tenere il pallone, poi però la Ikea interviene, glielo porta via. Marini, intercettato il pallone dei peruviani, quindi riparte la nostra nazionale. Antonioni, Tardelli dentro per Graziani che restituisce il pallone a Tardelli. Cabrini dentro per Graziani, colpo di testa, la palla che termina alta di poco sopra la traversa. Rivediamo l'azione degli azzurri. Colpo di testa e pallone che termina alto. Quiroga al rinvio, portiere peruviano che fu al centro di grandi polemiche nella scorsa edizione quando i padroni di casa del Mondiale del 78 incontrarono l'Argentina e vinsero per 6 reti a 0. Ci furono grandi sospetti, intanto ancora un tiro e la parata di Zoff. Grandi sospetti sulla prestazione di Quiroga, molti dicevano che probabilmente c'era stata, come dicono i sudamericani, una marmellata, ovvero era stato fatto il pastrocchio, però alla fine non è mai stata trovata, non ci sono mai state prove a riguardo, quindi. E dunque Quiroga è al suo posto tra i pali della nazionale peruviana, comunque un buon portiere, tolto quell'episodio. Antonioni, Rossi. Rossi sta facendo fatica oggi, un po' fermo sulle gambe. Va detto anche che non ha, probabilmente non ha ancora i 90 minuti. Il suo fisico ha ripreso a giocare da pochissimo. E dunque, attenzione, Uribe, il tiro, la parata di Zoff. Altro miracolo di Zoff. Peruviani davvero pericolosi, azzurri che stanno subendo troppo l'iniziativa peruviana. Antonioni per Conti, fermato Conti, Diaz, Olaechea, Oblitas, il tocco per Cubillas, Olaechea, lo affronta Gentile, il cross verso Oblitas, fermato Cueto. Barbadiglio, ancora Barbadiglio, punta l'area, Barbadiglio, lo scambio con Oblitas, dal limite il tiro, ancora una volta Dino Zoff dice di no, nettamente il migliore in campo Dino Zoff oggi, e se da una parte possiamo godere per questo dato, dall'altra parte non è certamente una cosa buona, perché quando un portiere è il migliore in campo vuol dire che la sua squadra sta subendo gli attacchi degli avversari. Speriamo che Rossi, Graziani, Conti e Antonioni, insomma la prima linea, si possa svegliare, perché così non può andare. Gentile, Scirea, Cabrini. Avanza Cabrini, il lancio per Graziani, troppo lungo, para sicuro Quiroga. Da Conti Antonioni, questi apre per Tardelli. Marini, intercettato il suo passaggio e finisce il primo tempo. Italia e Perù 0-0, linea alla pagina.
Dunque, finito il primo tempo 0-0, gli azzurri hanno fatto fatica e soprattutto devono ringraziare Dino Zoff che ha fatto degli interventi veramente pregevoli. E pensare che quest'uomo ha 40 anni eppure salta come un grillo. Per fortuna che è così, perché se così non fosse il Perù sarebbe in vantaggio in questo primo tempo. Azzurri che hanno fatto veramente fatica. Due soli tiri in porta per i nostri ragazzi, mentre cinque tiri tutti in porta per il Perù. Però, come abbiamo detto, fortunatamente hanno trovato un grandissimo Dino Zoff che ha saputo bloccare tutti questi tiri. Beh, speriamo che nel secondo tempo le cose possano cambiare. Abbiamo visto un Paolo Rossi in difficoltà e quindi presumibilmente Berzot lo sostituirà. Vedremo con chi. Dunque, questo primo tempo va in archivio e non è certamente un bellissimo primo tempo. Speriamo che nel secondo gli azzurri si possano svegliare. Bene, in linea dunque Nando Martellini, noi ci ritroveremo alla fine. Grazie Bruno, riprendiamo il collegamento qui da Vigo per questo secondo tempo tra gli Azzurri e il Perù e come immaginavo c'è stato un cambio, Berzotta ha sostituito Paolo Rossi con Franco Causio, intanto Barbadiglio prova il cross, palla messa in fallo laterale da Tardelli e quindi la formazione azzurra in virtù di questo subisce un cambiamento, ovvero Graziani diventa prima punta, quindi Conti passa a destra e Franco Causio, scusate, Conti passa a sinistra e Franco Causio a destra. Dunque vedremo se questo cambiamento sortirà l'effetto sperato da Enzo Berzot. È peccato per Paolo Rossi perché è stato praticamente nullo per tutto il primo tempo e speriamo che possa riprendersi presto da questa condizione e regalarci quelle soddisfazioni che ci regalò in Argentina quando da allora per tutti è diventato Pablito, quindi sicuramente saprà riprendersi e regalarci ancora grandi gioie. Ma torniamo alla partita. Attenzione Uribe, il cross di Uribe allontanano i difensori azzurri, poi ancora Perù che continua ad attaccare, dobbiamo stare veramente attenti perché sono pericolosi e finalmente riusciamo a ripartire con Causio che tocca il suo primo pallone. Graziani, attenzione, Conti, Conti, il passaggio per Tardelli, questi apre per Causio che però viene fermato e dunque rimessa laterale in favore degli azzurri. Causio. Vediamo se ci sarà il cross, no, Causio converge verso il centro, il passaggio intercettato e dunque il Perù può ripartire. Scirea, Colovati, dunque Tardelli, Marini. Sbagliato il suo passaggio per Antonioni, può ripartire la formazione peruviana, ma chiudono bene i nostri difensori. Ecco Claudio Gentile che riparte sulla destra, il tocco per Causio. Causio. Gentile, Antonioni cerca uno spazio, Antonioni non lo trova, quindi scarica su Graziani, ancora Antonioni, attenzione, Antonioni, Tardelli, Conti, Conti, il tiro di Conti, la parata di Quiroga, bella la conclusione di Bruno Conti e da questa posizione con il cambio di zona per via dell'ingresso in campo di Causio e l'uscita di Rossi, Conti è avanzato di qualche metro e quindi c'è più di qualche probabilità di arrivare al tiro per lui che non nel primo tempo. Quindi una sorta di seconda punta, Bruno Conti in questa seconda frazione di gioco, attenzione il cross, allontanano ancora i difensori, l'ottimo controllo di tacco di Diaz. Olaechea o Olaechea secondo di Duarte Salghero ha provato a lanciare Cubillas ma intercettato il suo lancio dai nostri difensori, quindi Dino Zoff per Scirea, da questi a Cabrini.
Non è una partita bellissima da parte degli azzurri che anzi stanno subendo le offensive peruviane, però va detto più nel primo tempo, qui gli azzurri stanno attaccando, manca però attenzione il tiro di Graziani, manca diciamo l'attaccante che riesca a buttarla dentro, quindi mi correggo, il primo tempo abbiamo subito i peruviani, nel secondo invece gli azzurri stanno giocando certamente meglio, si spingono all'attacco, però manca l'ultimo passaggio, l'ultimo uomo che la butti dentro. Speriamo che Graziani possa ritrovare la verve del goleador che lo ha contraddistinto da sempre. Italia che ruba il pallone. Causio, Antonioni. Buona la prestazione di Antonioni anche contro la Polonia. Attenzione Causio, dentro per Graziani che viene fermato. Marini, Conti, l'arbitro dice che si può proseguire, Tardelli, Marini, azzurri che non riescono a trovare un varco, attenzione, Conti, il tiro, il pallone si impenna all'uscita di Quiroga. Scusate. Azzurri che ripartono per l'ennesima volta, Conti, Tardelli, Conti, lo scambio tra i due, Conti il tiro e c'è il gol di Bruno Conti, bellissimo gol di Conti che dal limite lascia partire una fucilata che non dà scampo a Quiroga e lo batte per il vantaggio azzurro. Un gol veramente bello quello di Conti, dopo ripetuti scambi con Tardelli è arrivato al tiro e ha battuto il portiere peruviano Quiroga, applaude anche il capitano Dino Zoff. Era ora, azzurri dunque che trovano il vantaggio con Bruno Conti, rivediamo, ecco i passaggi ripetuti tra Conti e Tardelli, poi questo sinistro con il pallone a mezza altezza che non dà scampo a Quiroga, dunque azzurri in vantaggio e possiamo dire meritatamente in virtù di quello che abbiamo visto sinora in questo primo tempo. E vedremo come reagiranno i peruviani. Dunque, al 78esimo Bruno Conti segna per gli azzurri e speriamo di mantenere questo vantaggio perché vorrebbe dire la posizione di testa in classifica qualora Camerun e Polonia dovessero pareggiare, ovviamente. Collovati, Cabrini. Cabrini, e c'è l'ammonizione da parte dell'arbitro per questo intervento su Cabrini e dunque si riprende con un calcio franco. Palla buttata in avanti, Duarte, Diaz, Cueto di testa verso Cubillas, poi ancora Cueto recupera il pallone, il passaggio verso Oblitas, Cubillas, Uribe, fermato Uribe, Causio, fermato Causio, Salghero. Duarte, Perù che sta facendo fatica a trovare la strada per l'area di rigore azzurra e questo è un bene perché la formazione di Berzot si è ricompattata dopo il vantaggio, attenzione, Uribe il cross verso Cubillas allontanato dalla difesa azzurra, poi c'è questo intervento e attenzione, l'arbitro richiama Graziani per questo fallo, redarguito energicamente. Ecco l'intervento di
Francesco Graziani quando manca ormai pochissimo al termine. Potrebbe essere questa l'ultima occasione per il Perù. Attenzione, il cross al limite dell'area, recuperato però dai nostri giocatori. Tardelli impressi su di lui, due giocatori del Perù. Palla Leguia, nuovo entrato Uribe. Il cross di Uribe, la palla che viene mandata in fallo laterale e vedremo se ci sarà il tempo di batterlo. Rimessa, palla verso Oblitas, Dino Zoff allontana di pugno ed è finita. L'Italia batte il Perù 1-0, gol di Bruno Conti al 78esimo. Linea alla pagina. Ed è finita, gli azzurri finalmente vincono una rete a zero grazie a quel tiraccio di Bruno Conti dal limite dell'area al 78esimo che ci regala questi due punti preziosissimi. Dunque l'Italia passa anche se a fatica contro il Perù, però dobbiamo dire che il primo tempo sì è stato bruttino, mentre il secondo tempo l'Italia ha giocato una bella partita continuando ad attaccare dal primo fino all'ultimo minuto, tranne qualche sprazzo dove si è visto il Perù gettarsi all'attacco. Comunque l'importante era vincere, ce l'abbiamo fatta. E c'è in collegamento Enzo Berzot che sta parlando in conferenza stampa. Linea a Vigo. Beh sì, gli azzurri hanno vinto una rete a zero, era importante vincere. Abbiamo fatto un primo tempo che mi ha fatto fatica, anche perché ci hanno colto di sorpresa, non mi aspettavo un Perù così arrembante, però alla fine siamo riusciti a prendere misure, a vincere col gol di Conti, e Conti che con l'uscita di Rossi è diventato una seconda punta, ha fatto quello che gli ho chiesto, ha fatto anche di più, è riuscito a fare il gol, quindi avanti tutto. Adesso vedremo contro il Camerun, speriamo di disputare un'altra bella partita. Rossi partirà titolare anche contro il Camerun e Paulino ha solo bisogno di prendere familiarità con il campo, non dimentichiamo che è stato fermo parecchio tempo, e quindi sono convinto che Paulino ci regalerà grosse soddisfazioni. Bene, grazie e alla prossima. Dunque un Enzo Berzotta contento e soddisfatto. Bene, per questa partita è tutto, ci ritroveremo tra qualche giorno con Italia-Camerun e vi ricordiamo che domani ci sarà la 13ª giornata di campionato con ospite Luca Serafini. Dall'avatar di Bruno Pizzolo è tutto, linea allo studio, un ringraziamento particolare anche al nostro mitico colonnello Mario Giuliacci. Linea allo studio.